Ripartiamo, continuando a costeggiare il lago, ci sono diverse salite, ogni tanto la strada si allontana un po' dal lago. E in cima a questo passo si trova la statua di un leopardo delle nevi. Il Kirghizistan, infatti, è uno degli ultimi habitat per questa specie in via di estinzione, perché nel Tian Shan ve ne siano una quarantina. E chi si poteva mai aspettare di trovare le spiagge più belle del mondo in Kirghizistan, a 1600 metri di altezza? Approfittiamo del tempo ancora abbastanza clemente, pur essendo le prima settimana di settembre, per farci qualche bagnetto. Adesso ci aspetta il versante nord, ci dirigiamo verso Cholponata, dove si svolgeranno i primi World Nomad Games. Questi ve li racconteremo in una puntata speciale dedicata esclusivamente a questo folle evento. Sono passati circa 10 giorni dal nostro ingresso in Kirghizistan. Siamo nel quinto mese di viaggio. La stanchezza non si fa sentire, anzi, adesso che ci troviamo in questa zona così paesaggisticamente meravigliosa, ci sentiamo rinati, come ripartiti da zero. Grande evento oggi, per una volta Elena non mangia yaitza, ma un lahman senza carne. E questo è un samsa, un panzerotto ripieno di pollo. Fai il pollo? Ecco come ce l'ho spiegato. Anche attorno all'Issyk-Kul non manca. E acquistiamo qualche capo d'abbigliamento un po' più pesante perché comincia a fare più freschino. Siamo sempre a 1600 e il nostro piano, finito il giro dell'Issyk-Kul, è quello di dirigerci a Songkul, che è un altro lago, questa volta a 3000 metri di altezza. E finalmente ci inoltriamo nel Kirghizistan centrale, nel cuore del Tian Shan Kirghiza, diretti a Songkul, 3000 metri, per poi attraversare due passi a 3008 giungerà Jalalabad, nella valle di Fergana. Speriamo che il tempo sia clemente. A Songkul speriamo ci sia ancora il Jailo estivo. Il Jailo è un accampamento di yurte temporaneo che si svolge nei mesi estivi per ingrassare le mandrie. I nomadi si recano in posti alti in montagna e Songkul è uno dei preferiti. Il fiume Shui è bellissimo, è sulle sue rive che decidiamo di campeggiare tutte le notti. Diventa il nostro compagno di viaggio costante. La prima parte della strada è gradevole. Questa parte di strada è stata costruita da operai cinesi e si vede, perché la strada per la prima volta in tutto il Kirghizistan è bellissima. A un certo punto la strada verso Songkul ci costringe a lasciare purtroppo questa bellissima strada cinese e ad inerpicarci sulle montagne verso 3000 metri. Sulla strada kirghizza. Teoricamente sarebbero 50 km, diciamo dal punto a valle che si trova a circa 2000 metri fino al lago che sta a 3000, ma ci mettiamo 2 giorni per fare questi 50 km. Qui la strada è terribile. Ci eravamo fermati al paese prima di questa salita, dove c'era un ufficio turistico, e avevamo chiesto se la strada era praticabile con le biciclette, com'era la strada, se si poteva fare, e questa ci ha detto testualmente very good road. Signorina, ma lei cosa intende esattamente per very good road? Ma è una good road, che c'è? Iniziamo a fare questa salitaccia su questo sterratone, arriviamo a dormire la prima notte a 2700 metri. E per la prima volta abbiamo freddo.
Mancano pochi chilometri al passo che ci porterà a Son Cool, a 3200 metri. Prendiamo una scorciatoia cercando di tagliare la ripida salita attraverso una salita ancora più ripida. Davvero ci mettiamo ore ed ore ad arrivare in cima, ma alla fine la soddisfazione è incredibile. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo a 3000 metri, qualcosa in più. Il punto più alto di tutto il nostro viaggio fino adesso. Un accampamento di yurte dove i nomadi portano il bestiame d'estate per ingrassare le mandrie. Arrivati all'accampamento ci dirigiamo verso la prima yurta che vediamo, insomma quella che ci ispira di più, e lì troviamo una signora che ci offre ospitalità all'interno della sua yurta. Son Cool d'inverno è completamente deserto, solo d'estate i nomadi portano le proprie bestie qui. I cavalli vengono portati al passo, le pecore vengono portate sui camioncini, perché è molto complicato scegliere la stagione giusta, specialmente per scendere dal lago. D'estate l'erba del Son Cool è molto ricca di nutrimento per gli animali. Ma se si sbaglia nel momento in cui si scende e si viene colti da una tempesta di neve, tutto il lavoro di un'estate può essere perduto. Vicino a noi si trova un gruppo di turisti russi che stanno montando la yurta in cui dormiranno per la notte, fa parte del loro pacchetto turistico organizzato, monta la tua yurta, allora insomma ne approfittiamo per vedere come si fa. Alzando gli occhi al cielo si vede questo fronte nuvoloso molto minaccioso. Anche la donna che ci ha ospitato con la sua smagliante dentatura d'oro è dubbiosa. Potrebbe arrivare qualcosa di non proprio gradito. Dopo circa un'oretta nevica. Comincia a nevicare fortissimo, è una vera e propria tempesta di neve. Di conseguenza cerchiamo un modo per tornare giù a valle. È il pullman con cui sono arrivati la comitiva di turisti che abbiamo conosciuto ieri. Anche perché ci avrebbero avuto sulla coscienza altrimenti, se ci lasciavano lì la tempesta di neve. Colpiti da avverse condizioni meteorologiche, siamo costretti a tornare a valle. Per fortuna troviamo un passaggio in questo bellissimo camion, pieno di bella gente. Torniamo a Kochkor e non sappiamo cosa fare. Vedremo.